Oh shit! Mamma mia, è impossibile tirarla su in questa maniera. Wow. Ecco, questa è una cosa che non mi sarei mai immaginato. Bentornati al canale, io sono Nicola Saiano e oggi stiamo partendo in direzione Legnano, ma prima corriamo in farmacia che andiamo a fare un tampone rapido. Porca, c'è tantissima, tantissima gente, che casino. Il tampone è fatto, ho impiegato tantissimo tempo perché c'era un sacco di casino. Adesso aspettiamo i 15 minuti per la risposta, sperando sia tutto negativo, e torniamo in macchina che iniziamo a prepararci per andare a Milano. Tra l'altro, regalino, appena entro in macchina, problema con la pressione delle gomme, quindi vado a fare un controllino al volo prima di partire. Sistemato il problemino delle gomme, vado a recuperare la valigia, partiamo, intanto vi racconto cosa sta succedendo. A distanza di un'ora mi dà ancora fastidio il naso, non ho il setto nasale dritto e non sono abituato a fare tamponi rapidi, è la prima volta che mi è capitato di farne uno. Perché me la sono sempre cavata col Green Pass. A sto giro domani andiamo a fare una masterclass dal vivo negli studi di Tom's Hardware per Insane Academy. Essendo una masterclass dal vivo è stato giusto prendere anche un controllo ulteriore col tampone negativo 48 ore prima per evitare ogni problema. Ti porto questo video perché il mio intento è di riuscire a far provare a più persone possibili la sensazione, il feeling che restituisce una tastiera meccanica custom. E voglio provare a cogliere la loro prima reazione. La loro prima sensazione è a caldo provando una tastiera di questo livello. Sono appena arrivato a Legnano, sono trovato adesso in appartamento, vado a mangiare perché sto morendo di fame, però volevo farvi vedere che carino il ragazzo dell'appartamento, piccola bustina con gli auguri e una bottiglia di Sangiovese. Ragazzi, quando fate queste cose... Ho trovato un'hamburgeria a 5 minuti a piedi, si chiama Love Burgers, andiamo lì, hamburgerino tattico, una bella birretta artigianale. E siamo carichi per domani. Niente, purtroppo non avevano posto, era tutto tutto prenotato. Che peccato. Gli unici che mi ispiravano purtroppo sono troppo lontani, sono tutti 2-3 km e c'è freddo farli a piedi, direi che sia sconveniente. Quindi ripiegherò sul McDonald's che è proprio di fronte a dove ho la casa. Non andavo dal Mac da tantissimo tempo, quindi ho scelto di provare il My Selection con il pollo. Vediamo com'è, che da un sacco che volevo provarlo e non avevo mai occasione. Sono arrivato quasi in fondo, devo dire. Il piccantino che dà il pecorino e il pepe nero si sente buono, è particolare, diverso dal McChicken. Anche il pezzo di pollo era più grande, quindi io direi sono rimasto soddisfatto. Alla fine il Mac riesce sempre a salvare la serata. Adesso torniamo in casa, vi faccio vedere l'appartamento per bene e parliamo un pochino di Insane. Eccoci nell'appartamentino di questa sera. Salotto, molto bello, col divano, TV, figa, purtroppo non riuscirò ad utilizzarla. Piccolo angolo cottura con tutto il necessario, frigo, macchina caffè. Bello anche il bagno con una doccia grande, è presente anche una finestra, quindi ottimo. Non amo particolarmente i bagni ciechi. Questa è la camera da letto con anche un armadio specchio enorme dove poter lasciare le valigie. Ed è presente un'ulteriore cameretta che non verrà ovviamente sfruttata. È arrivato il momento di spiegarvi perché sono a Legnano. Domani mattina si terrà una masterclass negli uffici di Tom's Hardware per il corso Influencer in 100 giorni. È un corso per diventare influencer professionisti, quindi come affrontare il tipo di lavoro di influencer in modo professionale. La masterclass di domani sarà tenuta da Roberto e da Manabi. Come mi sono imbattuto in questo corso e perché poi ho scelto effettivamente di seguirlo? È una storia che mi ha fatto capire in realtà in pochissimo tempo che Roberto è una persona affidabile. Dico questo perché ho visto un ads del corso su YouTube. Sono andato per curiosità a vedere cosa diceva la landing page e ho trovato un errore che può capitare quando si fanno tante ads. Ho scritto su LinkedIn a Roberto, mi ha ringraziato di aver insegnato l'errore e mi ha offerto, quando è uscito poi effettivamente il corso, la versione base in modo totalmente gratuito e senza che io gli chiedessi nulla, di sua spontanea volontà per ringraziarmi della segnalazione. E devo dire, il corso base, forse per me che faccio già YouTube da tanti anni e che mi piace studiare quello che c'è dietro YouTube, dietro le analitiche, è davvero forse un po' troppo base. Ha qualche cosa di interessante sul mindset, è una buona base di partenza. Il corso avanzato invece, che è arrivato successivamente, è stato davvero una svolta, sia come approccio diviso in argomenti molto più strutturati e riflessivi anche in un certo senso, soprattutto con una serie di esercizi. Generalmente sono esercizi per aiutarti a capire a chi ti stai rivolgendo sui social e alla posizione che avrà la tua immagine, la tua nicchia, i tuoi argomenti. E sono
cose che dovrebbero essere banali, scontate, però effettivamente per chi come me inizia a fare video su YouTube completamente a caso, andando per divertirsi, non ci si fa pensare. Sono cose di marketing base quando lavori come azienda, ma non sono cose scontate quando fai video sui social. Ora, si è fatta un certo orario, quindi stacco questo video, tiro fuori il computer, guardo gli ultimi due video che devo fare, devo finire alcuni esercizi che ho. Funzione o un mix di queste due. La differenza sostanziale tra i due contenuti è infatti non rischiare di dire cavolate. Appena terminato di vedere due lezioni del corso, non ho fatto esercizi perché sono davvero stanchissimo, non mi reggo in piedi. Quindi nanna e noi ci vediamo domani. Buongiorno bimbi belli, caffettino al volo, colazioncina e andiamo verso gli uffici di Tom's. Praticamente non ho fatto un caffè espresso, ho fatto un americano, cioè 8 litri di caffè. Ah, ecco cosa succede a Milano la mattina. Macchina completamente congelata, dai, che scatole! C'è parecchio freddo oggi, comunque siamo arrivati. Quella lì, dietro di me, la redazione di Tom's Hardware. Andiamo dentro, vediamo, siamo ancora leggermente in anticipo, ovviamente ci fanno già entrare o dobbiamo aspettare. Davvero un bellissimo ufficio pieno di giochi tecnologici. Guardate qua. Considerando che non trovo le 3.000 da nessuna parte, ne faccio dare una come minimo in prestito. Guardate che bestia, costa 30,90 qui. Manca ancora un po' prima che parta la masterclass, vedo se riesco già a rubare qualcuno per fargli provare la tastiera. Prima che ci sia troppo casino, che così sicuro almeno qualche prova la porta a casa. Quindi ti chiedo brevissimamente, che esperienza hai con le tastiere? Cosa usi di solito? Quella classica del computer. Quella classica del computer. Neanche da gaming. Neanche da gaming. Mica usa quella da quella con le tastiche. Quando registriamo, no? Io poi mi arriva la traccia audio da montare nel video, passo 40 minuti a togliere i suoni. Il tic-tic. Perché ci sente lui che fa... Quintale, figata. Beh, è utile che non si muove, intanto, perché io la mia... Spettacolo, bellissimo, sembra la... Il rumore della macchina da scrivere. Mi piace un casino, spettacolo. Mi piace tantissimo. È bellissimo, sta tutto il giorno a fare così. Sì, sì, va, vieni, se vuoi provare. Sì, perché io mi dico, ma che ci avrà sta tastiera che ti rispetta alle altre? Sembra la macchina da scrivere. A parte ho preso la scossa, però va bene. È tipo sofficissima. Ma questa è quella cosa bella che ti dà soddisfazione bello, quando arrivi cioè... in fondo. E non fa quel rumore. No, infatti. Ma tu puoi mettere anche i tasti di colori diversi. Sì, poi. Sì, no, è tutta personalizzabile. Figo, sì. La scelta. Mi sa che me la faccio prima o poi. Il investimento che faremo. Ora dedichiamoci completamente alla masterclass. Oltre a Roberto Buonanno e Manabi Repici, abbiamo avuto la fortuna di fare domande e parlare con Ferri, CEO di Tom's Hardware, Spazio Games e tantissime altre cose. Con Simone Russo, un altro collega recensore youtuber. E ne approfitterò anche per far provare la tastiera loro. Allora, banalmente la mia esperienza con le tastiere è questa. Io per lavorare ho spesso usato Mac. Ok, quindi sappiamo. Tastiere basse. Bassa, ma ti dico, addirittura la tastiera, quando adesso hanno rimesso la tastiera con il un pochettino più ampio. Sì, la farfalla, quel meccanismo. Mi piace quella più secca, quindi sono rimasto generalmente su quello. La classica tastiera è stata una sbirciata, ecco, che può essere un po' stile meccanico. Sì. Stile gaming, ho sempre detto, per lavorare, però sulla parte custom sono curioso. Allora, il feeling del tasto intanto è sì morbido, però si sente, come dire, una tensione, cioè non scatta dopo. Che switch ci sono? Sono dei lineari da 67 grammi, però hanno la molla che non è proprio lineare. A un certo punto diventa più duro. Quando scatta sotto lo senti. Diventa più duro, sì. Sì, ok. Per i miei gusti ovviamente è un po' lunga. Ah beh, lì, ovviamente, corsa, sì. La corsa chiaramente è un po' lunga. Il rumore e quell'affatto lì che comunque hai la pressione e poi tiene non è male. Mamma mia, è impossibile tirarla su in questa maniera. È un qualcosa da, come dire, da sperimentare. Cioè, poi sai, sono quelle cose che fino a quando non le provi, poi magari qualche giorno nella quotidianità, tu dici come fai a saperlo. Ha un feedback bellissimo, mi piace, perché ti dà una certa soddisfazione. Preso un botto. Però sono veramente belle, anche avere tutto un bel setup fatto con questa, il mouse. E no, ci sta. Anche il feedback è, sembra molto molto morbido. Ho rubato Manabi per un attimo. A livello di tastiere meccaniche praticamente non so nulla, quasi perfetto. Nulla. Ottimo, perfetto. Se non che io ho iniziato a mettere le mani sul mio primo, non mio, il primo computer
era un 286 nel 1986, una roba del genere. Perfetto. E aveva delle tastiere meccaniche. Poi in generale per me al tatto io adoro le tastiere dei Mac, dei MacBook. Ok, tutti appassionati di Mac, anche Ferri prima, perfetto. Esattamente, perché mi danno una risposta che a me piace. Ok. Questa, quello che mi colpisce è innanzitutto il fatto che sembra tipo una tastiera retro. Pesa una non avrei mai immaginato, pesa una roba esagerata. Che storia. Wow. Ecco, questa è una cosa che non mi sarei mai immaginato. È la parte che faccio più fatica a trasmettere, il feeling che dà nella scrittura. No, questa è una roba che non mi... questa è una roba che non mi sarei mai immaginato, perché normalmente che cosa succede? Che nelle tastiere meccaniche, o comunque anche quelle da gaming, eccetera, uno fa un macello esagerato. Sono, cioè, molto umoroso generalmente, sì. Ogni volta che tocchi sembra... E poi ugualmente quando tocchi non hai questa risposta indietro. Qui hai soft, per cui in realtà riesci anche a essere silenzioso e hai una risposta e un feeling indietro che è da paura. No, un feeling incredibile. Poi ugualmente il fatto che sia così pesante gli dà mi dà un'impressione di stabilità che è fuori dal comune. Tanta roba. È incredibile. Cioè, sicuramente ti posso dare conferma di non aver mai provato una cosa del genere, questo è sicuro. Cioè, è bellissimo perché, cioè, i tasti sono estremamente sensibili ed elastici. Cioè, come dire, apprezzo anche il fatto che il tasto torni su in una maniera completamente diversa da quella alla quale sono abituato. Cioè. Una cosa che non hai ancora provato è provare ad alzarla, perché è una cosa che molte persone... Ma che dici? Questa cosa... Minchia! Si collega da qualche parte con qualcosa? Sì. C'è una Type C, sì. Io ho iniziato con le tastiere meccaniche proprio da gaming. Sì. Poi invece sono passato alle tastiere super flat. Okay. Da quando non gioco più praticamente. Quindi ormai ho una Logitech MX Keys. MX Keys, classica, ok. Classica. Chiattissima. Però anch'io voglio tornare a quelle meccaniche perché è il feeling che dà la meccanica. Questa quindi è tua casa. Sì. Dio mio, ok. Ok. Ottimo. Vabbè, allora. È fatta di adamantio. È alluminio pieno, sì. Okay, bello Madonna. Pieno. Allora, aspetta. Wait. Oh, shit. Allora, il feeling del click è una bomba. Mi piace. Allora, per il mio gusto, proprio mio, la corsa è un po' lunga. Però, effettivamente, come costruzione è una bomba. Cioè, proprio la metterei anch'io sulla scrivania, per anche esteticamente, proprio. La fai, sì. Viola. Se la fai viola è mia, proprio. Si può fare anche viola. Ottimo, perfetto. Ci sta. No, una bomba. È USB-C. Sì. USB-C, sì. Bravissimo. No, ottimo. Figa, molto. Siamo tornati a casa, sono distrutto, ma è stato un evento bellissimo, masterclass super interessante. Spero di essere riuscito a trasmettere qualche emozione un pochino più realistica, più vera, di cosa succede a provare una tastiera magari anche di questo livello. So benissimo che quando si parla di articoli così costosi, in questo caso quasi 450 euro, quando ci sono tante alternative molto più economiche, diventa difficile in video trasmettervi perché e come giustificare questo prezzo al di fuori della qualità e tutto il resto. Però con questo video di esservi riuscito a darvi qualche cosina in più. Se volete c'è un video dove costruisco da zero questa tastiera, ve lo lascio qua nelle schede finali. Voglio fare un ringraziamento a tutti quelli che hanno scelto di partecipare al video, a Ferri, a Simone, a Manabi. Non sono riuscito a portarvi Roberto, ma capiterà l'occasione di riportarlo sul canale. Ovviamente ad tutti i miei compagni di corso a cui ho rotto le scatole con questa tastiera, vi lascerò comunque tutti i loro canali YouTube qua in descrizione. Tutto questo vlog è stato girato con l'Oppo Find X3 Pro in modalità cinema. Se vi siete persi la mia recensione vi consiglio di recuperarla. Magari faremo un video update in futuro proprio sulle riprese, su come ho fatto la color. Potrebbe essere interessante. Noi ci vediamo a un prossimo video.